Positivo l'incontro tra l'assessorato regionale alla sanità e le confederazioni CGL CISL UIL. È stato garantito lo stop ai tagli che erano stati annunciati dalla ASL Toscana Sud-Est al CUP e ai servizi front office. L'incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali confederali, infatti era presente il nostro segretario reggente Mattia Pirulli con i segretari del regionale di funzione pubblica Fisascat insieme a quelli di CGL UIL ed era appunto partita la richiesta proprio per il problema della fuga in avanti fatta dalla ASL Sud-Est rispetto al taglio del front office CUP, che noi abbiamo sempre detto assolutamente non ricevibile come organizzazione sindacale nel merito ma anche nel metodo, perché non c'era stato confronto con le organizzazioni sindacali. L'allarme era scattato all'inizio dell'anno quando erano circolate le prime voci di possibili tagli. Il servizio CUP Front Office è affidato in appalto a soggetti esterni, in questo caso cooperative, e l'azienda sanitaria aveva annunciato la decisione di ridurre i servizi e quindi anche la quantità di ore lavorate. Di pochi giorni fa era infatti l'appello di una lavoratrice al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Mi chiamo Stefania, lavoro in appalto al CUP dell'ospedale di Arezzo. Lavoro lì da più di 20 anni, passando da un appalto ad un altro, sempre nell'incertezza delle condizioni di lavoro, ma continuando sempre insieme ai miei colleghi a svolgere al meglio questo servizio che riteniamo fondamentale per la cittadinanza. Alcuni di noi perderanno il posto di lavoro? Siamo davvero un servizio che non serve al cittadino? L'esito dell'incontro delle scorse ore in regione blocca la riduzione dei servizi che avrebbe dovuto scattare proprio dal 1° di agosto e rinvia la trattativa al mese di settembre. Per noi il front office è un elemento di prima accoglienza dei cittadini. Abbiamo sempre pensato che la reinternalizzazione di questo servizio fosse un elemento importante da valutare. Ieri c'è stata un'apertura e una proposta della regione da parte dell'assessorato alla sanità, quindi dell'assessore Benzini, fatta alle organizzazioni sindacali regionali, in cui si parla appunto di reinternalizzazione del front office, e questo è un elemento importante, ancora tutto da valutare. È una notizia arrivata ieri, però è importante, anche soltanto fosse un primo riferimento, un primo, come dire, una prima appunto apertura, come ho detto, rispetto ad una questione che come CISL abbiamo sempre ritenuto fondamentale. Perché fondamentale è il lavoro di queste persone, e riportarlo all'interno delle aziende sanitarie nelle giuste modalità è molto corretto, tutelando ovviamente il lavoro di tutti questi ragazzi e di tutte queste persone che da tanto tempo si occupano di accogliere i cittadini.